Pier Matera, prego. Grazie. Buonasera. Posso parlare? Sì, prego. Buonasera, saluto tutti, saluto il sindaco, gli assessori, i colleghi consiglieri, segretario. Condividere con voi una riflessione. Non mi pare di anni luce da quando siamo incontrati al precedente consiglio del Teatro Garibaldi, ho sentito non solo io, dei bellissimi discorsi preconfezionati su altri fatti, propositi di collaborazione, di sostegno nei confronti tutti ci siamo detti uniti di fronte a questo malvagio e imprevedibile nemico. Insieme avremmo affrontato l'emergenza, mettendo da parte i rancori, le politiche, evitando le situazioni che mai, come in questo momento, si possono rivelare dannose per la città. Ebbene, io ho tanti difetti, ma la memoria ancora mi assiste. Sono una persona che tendenzialmente si fida degli altri e crede davvero nel lavoro di squadra. Io vi ho creduti, ad essere proprio sincera, non a tutti, anche bene. Ma il tema che oggi ci scalda tanto e che ci angoscia, vuole ricamare e speculare in maniera quanto mai inopportuna. Sul tema ha parlato, grazie a Dio, Dattoli ci ha dato dei chiarimenti. Il contenuto della nota che ha sospeso l'attività è tristemente noto a tutti. La domanda è: ma quale mente diabolica, quale malvagio intrigo politico avrebbe la decisione assurda in questo momento nell'emergenza se il nostro pronto soccorso avesse potuto realmente alleggerire il carico sovrumano del pronto soccorso? Questo ahi noi, non è possibile per ragioni strutturali imprescindibili, per motivazioni puramente non politiche. Ecco perché è totalmente fuori luogo la strumentalizzazione politica di questa decisione, presa per ragioni urgenti e contingibili di tutela pubblica. Ce l'ha detto Dattoli, sindaco, quella struttura era ed è una bomba d'orologio che si è dimostrata ad attutire il colpo dei contagi, tanto in vari momenti, in maniera. Mi riferisco a un paio di un mese fa in lungo del genere, mi riferisco ai troppi casi di contagio tra gli operatori. Me lo dico in maniera davvero accorata di tutti, perché tra gli operatori del pronto familiare che lotta da la vita intubato, quindi è vero in quello che sto dicendo. Ci è stato detto, ci è stato garantito che saranno potenziati e come ha detto la collega Francesca, ci ha ribadito lo stesso. Se l'intenzione politica è quella di una chiusura del pronto soccorso, avremmo dovuto avere una delibera di giunta, cosa che non abbiamo. L'atteggiamento di azione in tal caso avrebbe avuto un'azione. La chiusura definitiva è inaccettabile. Nessuno deve dare il concetto che a noi sta bene, che non protestiamo, perché non è. E semmai a verificarsi delle condizioni per la riapertura, ossia la pandemica e la non si realizzasse ciò che ci è stato garantito, di certo non resteremo a guardare. La riapertura del pronto soccorso potrebbe avvenire anche domani e l'intera struttura trasformata in un ospedale Covid e probabilmente più di qualcuno si potrebbe ritenere soddisfatto, rassicurato, ma in realtà noi perderemmo l'occasione, forse l'ultima, perché il nostro ospedale possa restare aperto e soprattutto potenziale. Allora, e concludo, io da cittadina sono molto preoccupata, non mi sfugge la situazione disastrosa in cui versa la sanità pugliese, che l'emergenza Covid ha messo a nudo in maniera, io direi, impietosa. Toccano le tante storie di amici che stanno vivendo momenti di terrore per la malattia, ma soprattutto per la netta percezione che chi ci deve curare è completamente allo sbando. Probabilmente di questo tra qualche tempo qualcuno pagherà il conto politico e istituzionale ed è giusto che sia così. Ma non ho nessuna competenza tecnica io per contrastare un atto di servizio di pronto soccorso che è stato motivato con la prioritaria di tutela della salute pubblica, esigenza che come amministratori abbiamo tutti l'obbligo di salvaguardare. D'altro canto, io nel mio curriculum non vanto per il management sanitario. E voi, se invece lo avete, come d'altronde sto notando, la maggior parte degli utenti dei social, tutti hanno una soluzione a questo problema, solo noi no, purtroppo è così. Ricordo però, e ricordo ai colleghi che
Consiglio delle sedute. Ci furono accesi dibattiti e poi la paventata chiusura del reparto di oncologia al Lucento. Oggi, per fortuna, non solo non è stato chiuso, non solo funziona, ma conta il doppio degli accessi rispetto all'oncologia di Foggia. Quindi la strumentalizzazione che mi riporta un po' indietro. Per cui, colleghi, un appello alla ragione, alla lucidità, alla condivisione degli intenti. Non ci tireremo indietro se occorrerà fare la guerra per il nostro diritto alla salute, e la guerra la faremo assieme se serve. Non è questo però il momento, forza ora ci porterebbe probabilmente alla distruzione che abbiamo. A distruggere impiegheremo un attimo, è la soluzione più veloce, più immediata, ma noi dobbiamo costruire in difficile, che richiede pazienza, abnegazione, la ragione per cui rivestiamo questo ruolo e non dobbiamo dimenticarlo mai. Grazie consigliere Matera.